Secondo lei oggi ha ancora senso nel 2020 parlare di comunismo? Posso dire che la nozione classica del comunismo, secondo me, non ha più senso. Praticamente non c'è più il proletariato oppresso, diciamo, sì, non esiste più. Insomma, il mondo è cambiato, profondamente. Per quanto riguarda me, io sono più, forse, non politicamente, ideologicamente, più anarchico che, diciamo, comunista. Sono affascinato dall'idea della decentralizzazione, ecco, quando il mondo si autogoverna, ecco, senza ricorrere al potere dei funzionari. Oggi, secondo lei, c'è un politico che incarna al meglio i valori di suo nonno, anche se la politica oggi è completamente cambiata, ma lei vede qualcuno che possa, come dire, trasmettere gli stessi valori con lo stesso spirito? Non vedo nessuno proprio, nessuno. In un'intervista alla Nuova Sardegna ha detto di aver votato per Putin, no? A lei piace, Putin? Ci sono alternative secondo lei nella Russia di oggi? No, è molto semplice. Forse ci sono alternative, forse. Delle alternative ci sono sempre. Quelle alternative che vedo sono molto peggiori di Putin e quindi non mi resta che votare per Putin. Lei ha scritto un libro anche sulle memorie del nonno. Io ho fatto le ricerche sul ramo russo della famiglia Gramsci, le ricerche molto approfondite, ho dedicato proprio anni, alcuni anni a questo argomento. Ho lavorato negli archivi. Io sento più continuità con l'eredità del ramo russo della famiglia Gramsci, cioè della nonna, la moglie di Antonio Gramsci, Giulia, una famiglia che aveva diciamo, una grande passione per la musica. La nonna Giulia era una bravissima violinista, mio padre, bravissimo musicista. C'era un forte contrasto tra i gusti di Giulia, Schucht e il nonno, perché il nonno amava, per esempio, l'operetta, amava la musica popolare, anzi Antonio perfino ignorava proprio le esercitazioni di Giulia quando lei suonava Vivaldi. Vivaldi, ecco, lui usciva proprio dalla stanza, sì, per lui era una musica, insomma, di poco valore. L'attività politica di Giulia per Gramsci era molto più importante della sua attività musicale, ecco, questo volevo dire. In nessuna lettera Gramsci non incitava Giulia a proseguire nella musica, a fare la carriera, anzi, no, si vedeva, si sentiva che lui preferiva vederla come una compagna politica. Ecco, anche se Giulia come una politica era, diciamo, non era un granché, assolutamente. Con la sua mentalità probabilmente un po' maschilista, sì, dominante, voleva proprio plasmare di Giulia plasmare di Giulia una donna ideale che lui voleva vedere, insomma, romantica, sì, una rivoluzionaria, una bella rivoluzionaria, insomma. A Firenze in questi giorni è stato fatto un grande murales con il volto di suo nonno su un palazzo. È secondo lei un'iniziativa importante? Eh sì,
Sì, molto. Poi per me particolarmente importante perché Firenze per me è la città, no, oltre che bellissima, la città d'arte, eccetera, eccetera, la città dove vivono i miei parenti più vicini, più cari a me, con cui ho mantenuto i rapporti. Ecco, lei abita a Mosca perché suo nonno sposò una donna moscovita ed è il motivo per cui lei abita a Mosca. Sì. Lei ha scelto un percorso diverso, non nella politica, ma cosa fa nella vita? Ci racconta. Mi sono laureato in biologia, mi sono occupato moltissimo dei modelli matematici in biologia, però contemporaneamente ho studiato profondamente la musica con mio padre. Ho imparato vari strumenti musicali e poi negli ultimi tempi sono passato quasi completamente alla matematica. Grazie.